Da Pieve di Cadore le proloco bellunesi riunite in assemblea hanno manifestato la propria preoccupazione nei confronti delle nuove disposizioni ministeriali relative alle manifestazioni all'aperto. Sono emerse perplessità e preoccupazioni per quanto riguarda le normative, in particolar modo sulla sicurezza sulle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico, alla presenza del pubblico, sia per quanto riguarda le nuove normative, la sorveglianza sulle manifestazioni stesse, quindi della presenza continua di personale addetto alla sicurezza. E poi naturalmente queste cose ci comportano dei problemi sia dal punto di vista economico, quanto i costi costano, poi bisogna trovare anche le persone che si adattano, che accettano di essere presenti alla festa. Le disposizioni parlano infatti di aspetti qualificati come safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità, e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tre i livelli di rischio individuati: basso, medio, elevato. Dai volontari emergono sempre più queste difficoltà che talvolta possono scoraggiare la pratica stessa del volontariato. Queste normative frenano quella che è la volontà, quello che è la voglia di fare per il proprio paese, perché le manifestazioni naturalmente fanno vivere il territorio, fanno vivere il paese, fanno vivere anche, diciamo, anche sono manifestazioni che portano economia al paese, quindi frenano queste disposizioni, quello che è la nostra volontà. Sul tema è intervenuto quest'oggi anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha sottolineato come le nuove disposizioni ministeriali sulle manifestazioni all'aperto stanno creando grandissimi problemi ai comuni, alle proloco e alle associazioni di volontariato. Il rischio concreto è quello di perdere il patrimonio di manifestazioni storico-culturali di cui il Veneto è ricco.